Buongiorno e benvenuti sul mio canale Deborah Magica. Oggi svuoto la spesa velocissimo Eurospin. Vi faccio prima vedere i surgelati così posso metterli via. Ho preso una confezione di piselli finissimi da 600 grammi, un tronchetto alla vaniglia e una di panciottini che sono tipo i sofficini Findus. E poi, sempre da mettere in frigorifero, non in freezer, ho preso una confezione della linea Land da 4 di mozzarelle feste, una di grana padano DOP formato da quasi, sono 850 grammi questo pezzo. Dopodiché, tiriamo via questo, c'è una confezione di grana, no, di grattugiato italiano da 100 grammi e una di latte fresco parzialmente scremato. Ah, poi abbiamo altre cose, metto un attimo in pausa e vi faccio il resto della spesa, però metto prima via i surgelati, arrivo. Benissimo, salvati i surgelati, possiamo andare avanti. Ho preso un mazzetto di prezzemolo perché ho del pesce da fare congelato ancora in freezer e il prezzemolo fine fine sopra ci sta bene anche per altre cose, quindi ne ho preso un mazzetto fresco. Ho preso una lombata di coniglio, una confezione da 376 grammi, neanche 400 grammi. Due confezioni di burgeroni, questi sono fatti con un prosciutto cotto. Il mio bimbo è un po' un monello per quanto riguarda il mangiare, quindi per fregarlo io glieli impanno, gliele faccio tipo cotolettine al forno, tra l'altro neanche fritte, e lui li mangia felicemente sorridendo senza creare problemi. Diversamente, se li vede così non li vuole, i gusti sono gusti. Per me e mio marito ho preso questo, no, Ale non lo mangia proprio, non gli piace, sono fettine sottili di bovino adulto, io le faccio tipo scaloppine, però giusto proprio un attimo, in un pochino di olio, limone, poco, e magari una punta di salsa Worcester solo per dare il sapore, una scottatina veloce con il sughettino che fa... vanno bene così, buonissimi. Per mio marito ho preso due confezioni di tiramisù sempre in vetro, non so voi, però se io trovo le confezioni in vetro le preferisco, le pago un qualcosina di più rispetto alle classiche coppettine nella plastica, però a me il vetro dà sensazione di igiene, di pulito e di freschezza, che non so voi come la pensate, però io mi sento così, quindi ne ho prese due. Poi ho preso della linea Puerto Sol confettura extra alla fragola, ne ho presa una confezione. Ho preso una confezione di filetti di acciughe in olio di semi, che è una confezione peso netto 160, peso sgocciolato 84 grammi. Poi ho preso, adesso mi prenderete in giro, a me capita la sera di non avere fame, però di non dover mangiare proprio nulla mi sembra una cosa strana, insomma, non giusta. Allora in quei momenti in cui magari non ho voglia di cucinare, magari sono da sola, magari non ho fame, cucino solo per mio marito, per mio figlio e voglio qualcosa di leggero, prendo minestrina di anelli, la classica minestrina, tanto per intenderci, non è che... E questa invece è la minestrina primavera e queste le uso in questi momenti in cui non ho fame. Poi ho preso una confezione di limoni, una vaschetta di fragole, voglio farle per stasera con un po' di succo di limone e succo d'arancia, un vassoio di carote da quanto? Un chilo. Un vassoietto di pomodori piccolini, tipo i piccadilli, tanto per intenderci, quattro di questi. Allora, questi sono la frutta, quella che i bimbi si
così in bocca. L'unico modo per far mangiare la frutta a quel bravo bambino di mio figlio, quindi per cui pera, poi mela banana, poi mele basta, mela banana un po' assortiti, così ogni giorno gliene do uno diverso in modo che mangia la frutta e non mi fa impazzire. Ho provato a fargli la macellare, ho provato a fargli il frullato, ho provato a fargli il frappè, ho provato a farle tutte, è l'unico modo in cui le mangio. Ma alle estreme estreme rimedi ci si adatta. Una confezione di sapone neutro, confezione a 4 saponette, una confezione di cracker salati senza granelli di sale in superficie, cioè in sostanza è il cracker che è salato, una baguette, una confezione di carta da forno, che l'avevo quasi finita, prima di rimanere senza tragedia non si può. Allora, ho preso questo per provarlo, perché avevo preso già altri detersivi della linea Dextal, ma questo non l'avevo mai preso, quindi adesso lo provo, poi vi faccio sapere com'è. È il gel lavastoviglie multifunzione 40 lavaggi della Dextal, l'abbiamo preso. Dopodiché, una confezione di tovaglioli di carta, noi usiamo quelli di stoffa, però ogni tanto un tovagliolo di carta può servire, ho preso una confezione semplice. Qui non lo vedete, ma ci sono altre 5 cose che sono in box. Allora, sono due confezioni da 20 rotoli ciascuna di carta igienica, una confezione di acqua frizzante Blues, una confezione di acqua naturale della linea Minerva, 2 litri ogni bottiglia, e in più ho preso la nuova cassettina per i bisogni della Micia, perché quella che abbiamo sta cominciando un attimo a rompersi e io penso che non durerà ancora più di qualche giorno, quindi per cui l'ho già preso la cassettina per la sabbietta del gatto. Tutto questo per un totale di 70 euro, anche quello che non vedete. Quindi questa è la spesa di oggi all'Eurospin. C'erano un sacco di offerte, ci sono sempre un sacco di cose interessanti. Io vi consiglio di provare i prodotti Eurospin perché noi ci troviamo molto bene. Ah no, guarda, mi sono dimenticata una cosa, ce l'ho qui davanti. Ah, okay. Una di tortiglioni di pasta, cottura 10 minuti. Niente, mancava solo questo, scusate, ma ce l'avevo davanti. Vabbè. Notate la mia tenuta estiva, secondo me oggi a Milano fa caldissimo, quindi ho tolto la manica lunga e ho già accorciato. Speriamo che si mantenga il clima così. Perfetto, per il momento è tutto. E se volete avere qualche informazione, qualche cosa, vi consiglio di andare sul sito dell'Eurospin, ci sono sempre tante offerte molto interessanti, i prezzi sono molto molto concorrenziali e i prodotti sono ottimi. Io per il momento vi saluto da Deborah Magica, se vi piacciono i miei video mettete un pollice su per supportarvi e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, quella che vibra, così tutti i video che io pubblicherò vi arriverà la notifica. Ci siamo capiti? Io per il momento vi mando un abbraccio grande, un bacio e vi auguro una buona giornata. Ciao! Spegniamo la macchina.